Ah, il napoletano. Lingua considerata patrimonio immateriale dell'UNESCO e tutt'oggi parlata da milioni di persone. Ecco qui la bella Napoli con tutta la sua cultura e tradizioni, i suoi monumenti e la sua storia. Ma che ne è del senso civico? Nello specifico, che ne è della sicurezza in strada? Gli alunni della terza informatica del Niti Medi ve ne parleranno tramite questo video. Benissimo, ma partiamo quindi con la prima intervista alla signora Anna, codename Nonna Anna. Ecco qui, intervistiamo la signora Anna. Nonna Anna, perché ci si deve mettere il casco? Perché il casco è un salvavita, è molto molto importante, perché si possono avere danni irreversibili anche con una semplice caduta. Ok, quindi nonna Anna, in conclusione, perché mi devo mettere il casco? Modo di che napolitano, che se ti metto casco rischi di scassare capo. Ma beh, se il consiglio della nonna non vi basta, non dimenticatevi che vi spetta una sanzione dagli 80 ai 320 euro in caso vi sorprendessero senza casco. Oh, e sì, magari come ha detto la nonna Anna, ti puoi spaccare capo e guadagnare ben 5 punti di sutura e perderne 5 dalla patente. E nessuno vuole che ciò accada, giusto? E poi nessuno vorrebbe infrangere il cuore della propria nonna. Quindi, ragazzi e ragazze, uomini e donne, belli e brutti, indossate il casco. Sempre. Più sicurezza, niente multe e soprattutto la nonna è contenta.